Il Museo della Frutta è intitolato a Francesco Garnier Valletti, un signore che alla fine dell'Ottocento realizzò una straordinaria collezione di frutti artificiali. Più di 1000 tra pere, mele, pesche, susine, ciliegie e uva, gli esemplari sono esposti oggi negli stessi mobili originali in cui vennero collocate nel 1928, quando l'intera collezione fu acquisita dalla Regia Stazione di Chimica Agraria. Francesco Garnier Valletti aveva esordito nel mestiere di confettiere. Piano abbandona questo mestiere di confettiere e comincia a realizzare della frutta che era in cera. La ceroplastica era una scienza che si era sviluppata soprattutto nel Settecento in Europa. La sua grande fortuna è il contatto con Auguste Bourdin. Comincia a utilizzare una mistura di resine, la resina dammar, che in quell'epoca era utilizzata soprattutto in campo pittorico per rendere quella particolare traslucentezza dei dipinti ad olio, per esempio, e la colofonia, che altro non è che la pece greca, che a caldo hanno la stessa malleabilità della cera, ma una volta raffreddate non patiscono niente, non vengono sottoposte allo stress della luce, i colori non virano, perché peraltro lui le dipingeva quando il frutto era ancora umido. Il museo è aperto dal lunedì al sabato dalle 10 alle 18 e il mercoledì l'ingresso è gratuito.